Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Lamber e ci siamo tornati qui su YepyFew. In questo video faremo un paio delle missioni secondarie del gioco che sono a dir poco stravaganti. Comunque non mi dilungo e spero che il video vi piaccia. Bene ragazzi, eccoci tornati qui su YepyFew. Nello scorso episodio siamo stati traditi dalla dottoressa Faraday, infatti sono ancora fuori dal suo laboratorio. Comunque questo qui sarà l'episodio in cui faremo le missioni secondarie che riterrò più intrattenenti, perché magari ci sono anche missioni secondarie che fanno schifo e missioni secondarie che sono belle. Quindi iniziamo a farle. Intanto dobbiamo camminare per 900 metri per riuscire a salvare Peachy, però forse potrei semplicemente usare il condotto. Quindi vado. Eccoci qua, in teoria deve entrare qui dentro, vero? Entra nella casa. Esattamente, dobbiamo salvare Peachy all'interno di questa casa. Dovrebbe essere una bambolina Peachy. In teoria, se qua nessuno mi dà fastidio, dovrei poter entrare. Peccato che qua sono in bella vista e tutti mi potrebbero assalire. Forse sarà meglio entrare da qui dietro e prendere la bambolina senza farmi vedere. Non voglio sempre combattere in questo gioco. Preferisco direttamente scappare perché è pieno di bambole. Lo sapevo che l'ho fatto, facevo bene a fare alcune missioni secondarie. Sono tra le più pazze addirittura. Guardate qui. Forse addirittura più pazze delle missioni primarie. Quanta gente c'è qui? Non lo so. Intanto aggredisco lei, così non mi dovrebbe dar fastidio più tardi, grazie. E andiamo a controllare dov'è la bambolina. C'è anche un altro tizio qui che non so nemmeno come non mi abbia visto. Quindi vieni qua, tizio, e ti aggredisco. Ma non mi hanno visto manco loro? Cioè, ma che cosa sta succedendo? Vabbè, se loro non mi rompono e si fanno i cavoli loro, io scendo e in teoria devo salvare Peachy da qui? No, non è qui. Aspetta, dov'è una di queste bambole per caso? Allora, il gioco mi indica qui, però a quanto pare non è qui. Adesso mi indica là sopra. Grazie gioco, ma perché mi devi contraddire ogni volta che parlo? Quindi effettivamente dovrò uccidere questi, quei due tizi che sono qui. Mi dispiace per voi, tizi. Ma sbaglio, sta continuando a parlare? Sì, continua a parlare. Probabilmente qui saranno tutti pazzi e si è buggato nuovamente. Tu non hai visto niente. Tu non hai visto niente e stai camminando sul vuoto, sul serio, sì? Senti, prenditi sto dardo tranquillante e addormentati, per favore. A quanto pare sei solamente tranquillizzata, ma non si è addormentata, vero? Dai, adesso ti tranquillizzo io con qualche palata. Ed è morta. E qua mi sembra che ci siano un po' di allarmi, ma in teoria ho ucciso tutti, quindi la posso semplicemente prendere. E c'era ancora qualcuno qui sotto, a quanto pare. Ma sono respawnati tutti, ma che cosa mi significa? Vabbè, mi basterà scappare. Non è vero? Non è vero? Apri, vai, scappa. Benissimo. Dai, adesso dobbiamo semplicemente riportare la bambolina al pazzo sull'albero. Andiamo, andiamo. Tra l'altro sto facendo anche questo in video, oltre che per del contenuto in più, anche perché tutto ciò mi dà punti abilità in più che mi serviranno per riuscire a facilitarmi il compimento della storia principale, sicuramente. Oh mio Dio, quante piante che mi possono far craftare le cure, grazie Dio. Comunque stavo appunto parlando di questi, dei punti disponibili, ne abbiamo un bel po' in realtà. Io per ora direi di far questo e utilizzare tutti i nostri punti abilità, ovvero che potremo portare più roba e saremo meno sovraffaticati quando avremo l'inventario pieno. Comunque adesso dobbiamo tornare alla casa sull'albero. Ci rincontriamo lì, ragazzi. Raga, ma sta cosa è un pochettino sbroccata. Nell'abilità Super Duper stavo leggendo. Strozza i nemici più alti, quindi potrò strozzare i poliziotti. E rimuovo gli effetti negativi di fame, sete e stanchezza. Quindi non dovrò più mangiare, bere e dormire. Mi vuoi dire questo? Il gioco mi facilita così tanto? Ma facilita così tanto. Dovrei fare un fottio di missioni per poter sbloccare quell'abilità. Ma comunque è worth tantissimo. Hola tizio, sono tornato. Come va là? Come la va? Vabbè. Tenga, tenga, dai picci a sto tizio. We could count on you, Alfie. Hey, everybody, Peachy's back. But look, Charlie Croker's been wounded.
Ma che cosa? C'ha la testa e basta della bambola. Eh? Devo craftare una roba? Devo trovare gli ingredienti. Probabilmente saranno degli oggetti speciali che dovrò trovare in giro, vero? Eh sì, devo andare per di là. Trova o crea un kit di primo soccorso. Ok. Aspetta. Aspetta un attimo. Vuole questo? Io non l'ho mai trovato nell'antisettico, quindi è un po' difficile. Quindi sì, mi sa che mi toccherà trovarlo attraverso l'area recintata. Ah, ci sono dei poliziotti qui. Vabbè, poi faremo anche quest'altra missione secondaria. Per ora completiamo la missione della casa sull'albero. Eccoci qui, dovrebbe essere qui dentro, vero? Balsamo curativo, benda. Ok, era soltanto questo. Dimmi che c'è dell'antisettico, mi serve soltanto quello. Qui non c'ho quello che mi serve. Mi serve un antisettico. E non so dove trovarlo un antisettico, eh. Quindi dovremmo trovare un luogo dove prendere dell'antisettico, dato che qui non c'è. Lo dovremmo trovare da qualche altra parte. Comunque, mentre io vado a cercare qualcosa, vediamo anche di superare sto posto, no? Qua mi si sono inimicati tutti. Richiede grimaldello di base. Veramente non ho un grimaldello di base? Però per ora sono in combattimento, quindi non posso far niente. Ah, faccio ragazzi. Cos'era quello? Dio madonna, dai, inseguitemi. In teoria se mi inseguono li riesco a portare via. Poi qua non ce ne dovrebbero essere più nessuno, vero? Palata. Perché mi stai sul culo tu. Quindi riproviamo. Sta funzionando? Sul serio? Dai, non ci credo manco io. Ma mi ha parlato? Lui mi ha parlato tutto tranquillo, vabbè, meglio per noi. E che cosa dovrei fare qui, scusa? Sono entrato qui dentro per niente. Ah, posso aprire casse e robe varie. Ok, potrà essere utile. Addirittura una cella energetica. Ok, ho fatto molto bene ad entrare qui dentro. Due celle energetiche. Buonissimo. Buonissimo. Quindi in teoria adesso se vado qui, oltre ad avermi dato dei punti, cosa potrei fare? Che armi potrei craftare? Un brello meno bello. Per il brello davvero bello serve un attivatore del giubilatore, che non so che cosa sia. Però intanto craftiamoci questo. Questo qui sì che sarà utile. Bene, lo potrò utilizzare, a quanto pare è indistruttibile, ok. Non lo proverò su un poliziotto, ma... Oh, è davvero molto bello. Ah, posso anche forzare questo. Benissimo, allora mi prendo anche questo. Cioè, scusatemi, c'ho di tutto qui, di tutto. Benissimo, credo che adesso me ne potrei anche andare. Ti posso dare del whisky? Sì, lo posso corrompere. Ok, però non lo faremo adesso, dato che a quanto pare non serve. Quindi ragazzi, dato che ancora dovrò trovare l'antisettico, facciamo anche altre missioni intanto. Per esempio qui è dove avevano lanciato il divano e qualcuno si era buttato anche. Allora, dato che adesso abbiamo la nuova arma, possiamo ammazzare tutti facilmente, guardate. Mando addirittura a fuoco e... Anche tu, via. Buttati giù, bravo. L'unico problema è se ci inimichiamo l'intero paese, sarebbe un casino. Bene, quindi che cosa succede qua su? Ah, guarda. Di sicuro no. Non crederete mica di battermi con la mia nuova arma, vero? Ok, no. Vediamo, formula allucinogeno. Ok. Non ho capito cosa sia successo. Comunque mori. Fai pace con Sel. Oh, vabbè, sì, quella lì è sempre la solita missione. E questo qui sarebbero i funghi allucinogeni. Ma che cosa è appena... Cosa ho appena visto, ragazzi? Quindi ho trovato qualcosa per drogarmi. E chi è che sta continuando a cantare da mezz'ora? Benissimo. Ed era soltanto questa qui la missione? Scoprire la... Come craftare funghi allucinogeni. Ma che cosa? Sì, infatti... Oh, posso craftare dell'antisettico. Ma dimmelo prima, gioco, che io te ti ammazzo. Allucinogeno. Ho sbloccato questo, quindi...
Ah, potrà essere utile, però serve il banco chimico. Quindi raga, io mi sa che vado da qualche parte, cioè alla ricerca di una pompa, così mi potrò craftare l'antisettico e ci ritroviamo dal tizio sull'albero, sulla casa sull'albero. Sta casa è alquanto inquietante, ero venuto qui per prendere dell'acqua e... Che cosa sta succedendo esattamente? Ok, sì, sta zona è davvero alquanto inquietante. Forse addirittura troppo. Zitto. Ok. Ma che cosa è successo qui? Scusami. Ma cosa sto vedendo, raga? Questa cosa forse l'avrei dovuta trovare verso l'inizio del gioco, ma... Va bene. Mega inquietante. Comunque ho preso l'acqua e adesso in teoria potremmo anche craftarci l'antisettico e dare la roba al tizio sulla casa sull'albero. Bene, rieccoci qui dal tizio pazzo sulla casa sull'albero. Quindi adesso craftiamoci questo antisettico, finalmente, magari anche più di uno, magari ci potrebbe essere utile. E craftiamoci anche questo kit di pronto soccorso, anche se mi sembra un po' sprecato, insieme al balsamo medicamentoso. Lo dobbiamo fare per forza, dato che serve per la missione. Quindi saliamo e diamo sto kit di pronto soccorso al tizio. Tieni, mi hai fatto sudare per prenderlo. Ok, here's the mission we've all been training for. Casa stregata invisibile. And bring back the ephemeral linen. Now listen carefully. You can only get into the secret mystery house at night, and only when the doors of your perception have been cleansed. Okay. Once you have the ephemeral linen, we'll be able to construct our secretest weapon. Va bene. It's called a suit of blending for Peachy. We can use it to sneak into Dr. Verloc's secret lair. Ma chi è il dottor Verloc, mo? Qua si sta complicando la lore, raga. Fra un po' arriva Sabaku che ci fa le teorie. Si scherza. Ok, mi ha dato dell'istoplasma. Ah, è fatto di istoplasma il tizio. Trova 10 panni effimeri nella casa misteriosa. Però è di notte, noi siamo... È mattina, prima ho dormito. Quindi mi sa che andremo a fare qualche altra missione secondaria. Per esempio questa qui, il motilene tira forza. Salva il povero Ralph dalla folla. Ce l'ho passato accanto prima, vero? Quindi sì, è per di là. Mentre tornavo qui sulla casa, sull'albero l'ho visto. Ralph, non preoccuparti. Qui c'è il piccolo Arthur che ti salverà. Che sta dando fastidio a Ralph, eh? Voi, vero? Non gli darete più fastidio. Aia. Hai fatto male, signorina. Non credere però di potermi battere. Sono OP. Ralph, come va? Sì, forse ti dovresti spostare da sopra il motilene, vero? Vabbè, prendiamo sto motilene intanto. Richiede cella energetica vuota. Ah, il motilene mi riempie le celle energetiche? Mi stai dicendo questo, gioco? Siamo OP, allora. Siamo OP. Guarda qui. Mi danno le celle... Il motilene mi dà cella energetica. Raga, abbiamo svoltato. Basta cercare luoghi pieni di motilene. E io qui ho celle energetiche piene all'infinito. Benissimo. Wow. Quindi devo dare un tè al vomito a Ralph. Però non so come craftarlo. Tè da vomito. Ok, già lo posso craftare per fortuna. Quindi tieni Ralph. Tutto ok, tizio? Cioè, non mi sembra normalissimo. Ma... Sta vomitando ha riempito una cella energetica col proprio vomito? Ok. Ok, queste missioni secondarie non sono proprio le più logiche, diciamo, sì. Sì, però dai, sono almeno divertenti, almeno questo, dai. Un'altra missione secondaria in questo punto, mentre aspettiamo che arrivi la notte, è questa qui, Hakuna Batata. Devo anche qui tornare di notte, quindi sì, devo aspettare la notte. Vediamo se trovo una panchina da qualche parte per aspettare fino alla notte. Aspetto un attimo, qui sembra che ci sia qualcos'altro.
Pericolo biologico, e qui poi c'è tra l'altro un punto di scavo che avevamo trovato prima quando abbiamo rubato la roba. E cosa dovrebbe essere sta roba qui? Parla con Thomas Scream. Ok, ci sono davvero un bel po' di missioni secondarie qui, eh. Oddio, è lui Thomas Scream. Un attimo che mi metto la maschera antigas, eh. Buongiorno, sei tu Thomas Creed? Ciao, Scream. Mate, dai, band antisettica, per fortuna ne avevo proprio una con me. Dai, tieni. Ah. Ah, beh. Come? Come lo dovrei... Ah, devo pulire tutta sta merda. Capisco. Ok, ok. Sistema lo stagno. Come lo dovrei sistemare, scusa? Per pulire, che cosa dovrei fare? Prendere le bende sporche? Flacone di pillole vuoto? Che cosa devo fare? Gioco, mi devi anche un po' spiegare. Tra l'altro, un attimo che mi faccio il bagno. Ah, benissimo. Adesso sì che sarò sicuramente sano come un pesce. Oh, siringa vuota, bende sporche. Sì, proprio lo schifo c'è qui in mezzo. L'unico problema è che non ho capito effettivamente come dovrei pulirlo per bene. Ok, sì, quello lì era, dovevo prendere soltanto le robe che c'erano qui in giro. Thomas, ho fatto tutto, no? Oh, grazie, quindi abbiamo fatto bene ad aiutarlo. Vabbè, dimmi dov'è, basta. Ok, sta cosa non è che mi sembri proprio la migliore. Punto di scavo scoperto. Sì, sono dei punti di scavo che potrò andare a prendere e saranno molto utili per riempirmi di materiali. Quindi, dato che ci sono già, vado un pochettino a da questa parte a prendere sto punto di scavo, no? Allora, per esempio, questo qui è uno dei punti di scavo. Mi servirà sicuramente una pala. Benissimo. Devo scavare più di una volta, beh. Dai, dai, fammi pigliare sta cassa subito. Fruga nel baule. Richiede Grimaldello. Dimmi che ne ho uno, per favore. Dimmi che ne posso craftare uno. Ah, che pascoli. Non posso prendere il baule. Ok, quindi dovremmo tornare qui quando avremmo dei Grimaldelli. 3 hours later. Sì, sto leggermente correndo da qualcuno. Ovvero un poliziotto, guardate qui raga. Questo brello non meno bello, cioè non tanto bello, non mi ricordo il nome. Sono riuscito ad uccidere il poliziotto in pochi colpi. Quest'arma è davvero qualcosa di bellissimo. Se uccidiamo tantissimi di loro, potremmo anche crearci dei grimaldelli per poi andare a prendere tutto quello che ci serve nelle casse che abbiamo visto, ok? Casa misteriosa, purifica le porte della tua percezione. Devo trovare 10 panni effimeri qui dentro. Devo anche purificare... Vabbè, varie robe. Devo tornare di notte però, eh. Quindi c'è un luogo per aspettare. Me l'hanno dato proprio qui. Grazie, gioco, grazie. Credo di dover aspettare magari fino alle 6. Vediamo, vediamo. A quanto pare le 6 non bastavano. Aspettiamo fino alle 10. Non lo so, forse già posso entrare, vediamo, magari devo aprirlo io adesso. Buongiorno, no, proprio no, ma forse ancora più tardi, mi sembra strano, eh. Ok, aspetta, non mi devo far di funghi per entrare, vero? Sì, devo trovare 10 panni effimeri, però qui c'è la casa misteriosa. Pare che non possa entrare senza aver purificato la percezione, che significa? Sì, mi sa di averlo capito. Mi sa di averlo proprio capito. Facciamoci di sto plasma. Lo sapevo. I funghi. Mi sono dovuto drogare per entrare qui dentro. Dobbiamo trovare dei panni effimeri. Mannaggia, non sarà facile, vero? Io cerco ovviamente ovunque perché non so nemmeno dove trovarli sti panni effimeri. Trova la fonte di stranezza senza farti vedere. Perché se mi vedono che cosa succede? Scusi. Cioè, scusa, se lo ammazzo, che succede? Un po' buggato, sì, però che succede? È semplicemente morto, benissimo. C'è qualcun altro qui dentro, però.
entirely sure they're replicants. Sì, pure io credo che non siano proprio affini alle religioni comuni, eh. Non facciamo scene, vediamo se c'è ancora qualcun altro qui intorno. Ok, sì, c'è un bel po' di gente. Trova le fonte delle stranezze senza farti vedere, è là sopra. E tra l'altro poi mi sa che facciamo questa qui. Troviamo i... ah, i panni effimeri, eccoli dove erano. Però sono soltanto 4, ne dovremmo trovare un altro po'. Allora, senti, io c'ho un'arma potentissima. Perché non posso sfruttarle e ammazzare tutti senza problemi? Tra l'altro qui ci sono pure robe per scendere. Questo posto qui mi sa che poi me lo esplorerò per bene e mi prenderò tutto. Tra l'altro un altro punto di scavo. Via. È morta. E che succede? Ah, mi ha riportato fuori. No, quindi la dobbiamo fare completamente stealth. A few moments later. Neutralizza il sacerdote della setta, ok? Sarebbe lui, ve? Come al solito ogni tanto si buga. Comunque, ecco qui, esci dalla casa misteriosa. Però mi servono ancora dei panni effimeri. E mi sa che ancora non mi devo far vedere. Però non so ancora quanta gente ci sia all'interno della casa. Spero pochi, dato che mi mancano ancora pochi panni effimeri, vero? Esci dalla casa misteriosa. Dove li trovo sti panni effimeri? Li devo trovare assolutamente prima di andarmene. Eccoli qui, eccoli qui. Però mi sa che ancora non bastano, vero? Fammi controllare. No, ne abbiamo soltanto 8. Ne dobbiamo trovare altri 2. Saranno qui all'interno della casa, da qualche parte. Forse qui sotto? Potrebbe essere. Però dobbiamo sempre stare attenti a non far troppo rumore. Buongiorno. Becchino. Vabbè, sono libri. Però a quanto pare non ci sono panni effimeri. Io ho suonato a caso qui, che cosa è appena successo? Ok, ho scoperto robe che forse non dovevo scoprire. Spero di trovare qui gli ultimi pezzi di tessu di panno effimero. Nice, però me ne manca ancora uno. Dai, gioco, non mi devi pigliare per il culo, però. Dai, l'ultimo panno effimero, ondo sta? Dov'è? Eccoli qui. Ho tutti i panni effimeri, dai. Adesso potrò anche uscire dalla casa. Ciao, è stato bello incontrarvi. Non tornerò mai più qui. Andiamo, Arthur. Usciamo. Fatemi uscire. Non posso uscire? Perché sono ancora fatto, vero? Sono fatto come una pigna. Ok, grazie, grazie, grazie. Anche questo qui l'abbiamo fatto. Adesso portiamo i panni effimeri dal tizio. E... tu non mi devi attaccare. Nel caso in cui... sì? Nel caso in cui la missione del pazzo continua... non è da questo lato. Continueremo le missioni secondarie in un secondo episodio. Raga, senza volerlo ho iniziato un'altra missione secondaria, ma quante ce ne sono? Storie da Maure? Ok, di che stanno a parlare sti due? Interessante. Non me la racconti giusta, tizia. Tizio, non tizio. non andare, cioè... torna domani sera, proprio mi interessano le storie dei tizi e... stava spiando anche lei, ok. Comunque per ora torniamo dal tizio sulla casa sull'albero. Eccomi tizio, sono tornato un'altra volta. Dimmi che con te ho finito. Altro al fatto che la gente di notte diventa pazza e qui mi insegue, ok. Dai, tieni sti panni effimeri. Nice, nice. Crea un abito incognito. Vabbè, facciamo questo e magari poi abbiamo finito. Dimmi di sì. Abito d'incognito. Sette da cucina, non ce l'ho. Quindi, dato che non lo posso fare adesso, lo continueremo a fare ste robe nel prossimo video. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete like, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.